Tempo di basket al femminile adesso, no? Come ormai da tradizione ad overtime, anche alla scoperta delle tante giocatrici, personaggi, ma soprattutto giocatrici brave di livello nel nostro campionato. Sesta giornata con il risultato più bello, sorprendente da commentare, quello di Empoli, una squadra, la prima vittoria, una squadra, società, famiglia, sono tutte amiche. Adesso andremo alla scoperta con una giocatrice che è stata MVP dello scorso campionato in A2 e che sta molto ben figurando anche quest'anno con il salto di categoria. Ciao Greta, Greta Brunelli, ciao Greta. Ciao, buonasera a tutti. Eccola qua, collegata con noi in diretta. Ciao. Beh, questa prima vittoria storica in Serie A di una piccola città, di una piccola squadra, quasi, no, a conduzione familiare, dove tutte vi volete bene, con un gruppo, una magia, no, dentro lo spogliatoio, com'è? Che sapore ha dopo qualche giorno? Beh, sicuramente la prima vittoria è quella da incorniciare. Eh beh. Quella che ha un sapore diverso rispetto a tutte quante. È la prima nella massima serie. Probabilmente siamo arrivate dopo 5 partite a svegliarci, a capire dove siamo. Ci serviva un po' testarci e assestarci. E è arrivata. Con nuove consapevolezze, che l'anno scorso il nostro obiettivo era quello di arrivare alla promozione, che siamo riusciti, adesso bisogna alzare l'asticella e capire che siamo in grado di poter stare anche in questo nuovo campionato. Oh, poi Greta, di un punto, alla fine, cioè, immagino che non sia come vincere di 20 e dire vabbè dai, l'abbiamo maturata già durante la partita. No, quando facciamo le cose le facciamo fatte bene, quindi sudate fino alla fine. È stata una bella scossa. Beh, serviva in questo momento. Stefano, sesta giornata con Venezia, la tua ex squadra, lo ricordiamo, no? Di cui abbiamo parlato tanto la scorsa settimana, che continua a restare lassù, però Schio in qualche modo si riprende e poi giù si lotta tantissimo, perché la squadra di Greta adesso è coinvolta in un bel gruppetto che se la giocherà fino alla fine per restare in Serie A. Sì, Vroni ha vinto a Torino e Luca ha fatto un'importante vittoria netta, convincente contro il Geas, e il Vigarano ha fatto soffrire la Reyer, ma campionato che va avanti con queste sentenze, ma con imprevedibilità sui campi. Io a Greta voglio chiedere, tutti parlano di Empoli come questa realtà dove tutti arrivano, nessuno vuole andare via, dove c'è un po' una grande energia positiva. Ce la deve raccontare un po' la realtà di questa società. Ti va? Sì, sicuramente. Le voci sono vere perché l'ambiente è sempre una nota molto importante. E quello che ho trovato qui è che ogni giorno che io arrivo in palestra io arrivo col sorriso. È un ambiente pulito, sincero e familiare, e soprattutto molto umile, che ti permette di essere chi sei ed esprimerti al meglio. È un posto soprattutto poi dove tutti collaborano tra di loro e nonostante abbiano altri impegni o secondi lavori, non manca mai la loro presenza e costanza per migliorare fuori e dentro dal campo, quindi è un luogo dove si sta molto bene. Eh già, perché Greta e Stefano, il livello del basket, no? Di gente poi vera che lavora magari in una piccola squadra all'interno di una piccola città, è gente magari che ha anche più di lavoro e che nonostante questo si dedica al massimo livello possibile, no? Magari per lottare fino all'ultima giornata e restare nel massimo campionato. Anche questo secondo me è straordinario. È meraviglioso. Giocatrici che si allenano mattina e pomeriggio, i dirigenti arrivano all'ultimo momento pure di vedere l'ultimo canestro in allenamento. Insomma, è un'energia positiva straordinaria. È il bello, il fascino di questo tipo di attività. Ha ragione Greta. Greta, misurarsi da Empoli con le grandi del campionato, con le grandi giocatrici anche se non più giovanissime, viene in mente Chicca Macchi, piuttosto che insomma le altre grandi giocatrici che ci sono nel nostro campionato, contro la Schio che vince e domina da anni. Fa anche effetto, no? Poi oltre a scendere sul parquet e affrontarle, anche solo immaginarselo, no? Beh, sì, erano sempre quelle che guardavo in TV, adesso a fianco a loro ci sono anche io. Non mi vedo perché sono piccina, però ci sono anche io. Sì, fa strano, però ad ora bisogna veramente essere consapevoli di dove siamo. E ormai quello che è stato e bisogna ricostruire un po' anche la storia. Oddio, la storia è detto in modo abbastanza ampio, però è per far capire.
Abbiamo assolutamente capito, Greta, è tardi, ti lasciamo andare a letto, ma siamo felicissimi, no, che tu sia stata nostra ospite ad Overtime. Un bocca al lupo immenso a te, ovviamente, a livello personale, e soprattutto alla tua squadra per quello che state facendo questo primo storico anno in Serie A. Grazie mille, buona serata. Ciao Greta, grazie Greta Brunelli, bocca al lupo ovviamente, torniamo.